È inaccettabile, Ministro. È inaccettabile che un Ministro non conosca e non sappia quello che si sta verificando a Como. Lei non può, da Ministro della Repubblica, venire in quest'Aula e dire che a Como va tutto bene, che a Como non ci sono problemi. Tutt'altro, quel ghetto, Ministro, è una bomba sociale pronta ad esplodere, con danni gravissimi per i cittadini residenti. Lì ci sono, Ministro, se lei venisse a Como, non solo al forum Ambrosetti coi potenti della terra, ma anche a toccare con mano queste situazioni di degrado, vedrebbe che in prossimità di quel centro, costruito accanto ad un cimitero, coi loculi che guardano nel centro, ci sono cittadini onesti e per bene che risiedono in quel centro, che vivono nella paura, che vivono nel terrore, che vivono nella disperazione, che vivono nell'esasperazione di non poter più aprire le porte della propria abitazione, perché in quel centro, Ministro, non ci sono profughi, non ci sono richiedenti asilo, non ci sono migranti, ci sono clandestini, perché nessuno degli alloggianti in quel centro ha mai fatto domanda d'asilo, nessuno è stato identificato, nessuno è stato sottoposto alle procedure di identificazione tramite le impronte digitali. Non è accettabile che una grande città turistica con una grande vocazione turistica e commerciale possa accettare questo degrado a causa di una politica fallimentare da parte sua e del suo governo. Como, esattamente come Ventimiglia, il fallimento del ministro Alfano, il fallimento delle politiche di accoglienza del governo Renzi. Chiuda quella baraccopoli e ridia quel briciolo di dignità e di sicurezza ai cittadini residenti. Se la meritano, la pretendono e lei ha il dovere di doverla dare. Grazie, Ministro.